Ma io avrei voluto rivolgere parte di questa interpellanza al Presidente della Giunta, Presidente vicario del Consiglio. Non vedo il Presidente, questo è un problema. Problema perché non è che ci possiamo accontentare a volte solo degli assessori, anche perché, assessore Veri, io ieri sono stato insultato da esponenti consiglieri comunali della sua coalizione allargata, non della Lega, magari di Forza Italia, per aver postato una foto vergognosa di un'ambulanza con i vetri spaccati che era stata messa su strada e che prestava servizio d'emergenza presso l'ospedale di Popolo. Io non avrei voluto portare questa discussione in consiglio. Quella provocazione mi sta facendo pensare di realizzare dei 6 per 3 e imbrattare tutta la regione Abruzzo, perché invece di ringraziarci e di ringraziarmi, questa è un'ambulanza con i vetri spaccati, rotti, col nastro adesivo che avvolge parte della carrozzeria, destinata anche solo per 2 ore ad un'emergenza all'interno di un pronto soccorso abruzzese. Invece di ringraziare e dire ma meno male che c'è qualcuno che se ne occupa, quant'altro, io sono stato insultato. Allora, queste cose, queste provocazioni, lei sa, io le raccolgo, naturalmente non l'ha fatto, lei, ci mancherebbe altro, però glielo devo dire, perché poi queste cose a noi ci fanno adirare. Invece di ringraziarci e dire questa ambulanza non può. Non è tollerato che vada girando per la regione Abruzzo, questi sono vetri spaccati, vetri rotti, un'ambulanza che presta emergenza sulla strada, vetri rotti, invece di intervenire e dire ma adesso ci scusiamo, io adesso pretendo, no, perché io farò una lettera ufficiale, perciò volevo il Presidente della Regione, io pretendo che chi ha disposto che questa ambulanza potesse prestare emergenza sulla strada venga ripreso da voi, venga attivato un procedimento disciplinare nei confronti di quella persona o della catena di comando, perché io mi rendo conto che voi non è che potete sapere tutto o potete controllare, ma se vi arriva una segnalazione del genere da parte mia dovreste solamente dire vi ringraziamo il consigliere che ci sottopone questa segnalazione e prendiamo provvedimenti. Invece io sono stato insultato per un giorno perché ho postato pubblicamente queste cose. Io non posso consentire che alla mia gente, al popolo abruzzese, venga messa un'ambulanza con i vetri rotti e i vetri spaccati a prestare emergenza su strada. Poi se io scrivo non c'era arrivato neanche Paolucci a fare una cosa del genere, qualcuno mi dirà, è la verità, perché io non l'ho vista una precedente, perciò volevo il Presidente Marsiglio. Presidente Marsiglio, io ho le foto qui, ieri è stata messa su strada un'ambulanza a prestare emergenza operativa con i vetri spaccati e con il nastro adesivo che avvolge i pezzi della carrozzeria. Quindi un consigliere regionale, ho sottoposto questo problema al direttore regionale degli affari welfare e quant'altro, ho chiamato tutta la catena di comando e per tutta risposta sono stato insultato da alcuni consiglieri comunali della vostra coalizione. Invece di ringraziarci per questo e dire provvediamo immediatamente, allora io adesso pretendo, io farò anche una segnalazione alla Procura della Repubblica di questa cosa. Ci sono le foto, ci sono le foto. Presidente Bettinari, Pretendo che si faccia chiarezza. No, io la sto prego di chiedendo attenersi perché io so la all'interpellanza. sensibilità, apprezzo la sensibilità dell'assessore, so che l'assessore lo farà, pretendo di conoscere il nome e di vedere il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile che ha consentito questo scempio. Quindi, Presidente Vicario, io la ringrazio del tempo che mi ha dato, ecco perché volevo che ci fosse il Presidente Marsiglio, perché questi sono casi di una gravità inaudita che devono essere posti anche all'attenzione del Presidente della Regione, perché mi rendo conto che il Presidente non può sapere tutto, ma una cosa di questa gravità deve essere posta all'attenzione del Presidente. Quindi io avevo deciso di tralasciare, non posso tralasciare. Vada a fondo per cortesia, assessore, scopra chi ha disposto che quell'ambulanza, anche per solo 2 ore o 3 ore, ha potuto prestare servizio col vetro spaccato. Detto questo, io non le rubo altro tempo. Il tempo che ci avevo mi è rimasto forse qualche, no, 22 secondi, quindi lei poi mi risponderà su quest'altro che è un problema serio che riguarda il Piano Nazionale Integrato di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta al virus, che purtroppo, ahimè, portano delle zanzare tigri particolari. Ascolterò questa risposta e poi valuterò. Grazie. Grazie Presidente, saluto tutti i colleghi, i consiglieri. Riguardo, brevemente posso rispondere al
diciamo, a quello che ha sottolineato prima dell'interrogazione il consigliere Pettinari, con il quale ci siamo anche sentiti ieri attraverso la segreteria, però mi sembra di capire che l'autoambulanza stesse sostituendo un'autoambulanza che era in riparazione per un problema di luci. Quindi era momentaneamente in attesa anche che arrivi un 4x4 destinato proprio nelle zone disagiate, nelle zone di montagna come Popoli. Questa è stata la risposta che tempestivamente ieri ho ricevuto da parte della direzione del Dipartimento. Verificheremo ulteriormente. Per uno stato di emergenza dovuto proprio a un problema di mobilità delle autoambulanze. Questa è stata la risposta, verificheremo ulteriormente. Invece riguardo all'interpellanza numero 25, rispondo che il Ministero il 5 aprile 2019 ha inviato al servizio di prevenzione del Dipartimento una circolare proprio sul piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta al virus West Nile ed Usutu. In data 9 aprile 2019 la circolare con i relativi allegati è stata inoltrata per gli aspetti relativi alla sorveglianza ai responsabili dei servizi igiene, epidemiologia e sanità pubblica e ai responsabili dell'unità operativa malattie infettive delle ARS territoriali, con l'invito ad attivarsi per la propria programmazione territoriale per quanto di competenza. Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti inoltre ha organizzato una riunione per coordinare con l'ausilio dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Abruzzo e dell'Istituto Zooprofilattico il piano di cui all'oggetto con tutti gli operatori coinvolti. Il piano operativo predisposto dal Dipartimento di Salute e regolarmente approvato anche dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è stato diramato il 10 luglio e prevede la sorveglianza epidemiologica regionale per le malattie trasmissibili da vettori in relazione anche ai rischi segnalati dal Ministero sulla classificazione del nostro territorio, il coordinamento delle attività delle ARS e degli altri attori coinvolti, l'organizzazione delle attività di informazione alla popolazione. Le ARS sono state invitate ad attuare le attività previste dal piano integrato di prevenzione e sorveglianza e risposta ai virus e connesse con il piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e nello specifico di predisporre i piani attuali delle attività da portare avanti, l'attivazione della sorveglianza ornitologica degli uccelli target attraverso un accordo operativo che la Regione ha attivato con l'ISPRA, gli screening sierologici per i donatori di sangue, il personale con competenze specifiche per le attività previste dal piano. Devo dire che ho ricevuto da tutte e quattro le ARS il programma, è stato inviato. L'obiettivo di dette raccomandazioni consiste principalmente nell'aggiornare e potenziare per l'annualità 2019 le indicazioni e le misure di prevenzione relative alla sorveglianza delle riferite malattie trasmesse dai vettori già fornite nell'ambito del Piano Nazionale di Sorveglianza Annualità 2018. Si evidenzia preliminarmente come per il 2018 non sono stati evidenziati in Regione Abruzzo casi di infezione, grazie anche ad una consolidata attività di monitoraggio. A tal proposito si segnala che la nostra regione è stata classificata dal Ministero a basso rischio e addirittura la provincia dell'Aquila a rischio minimo. A tutela della salute pubblica sono stati invitati i sindaci dei comuni
ad effettuare con tempestività tutte le attività di disinfestazione per il controllo delle zanzare, applicando le specifiche raccomandazioni indicate nel piano. Si precisa altresì che il Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria invia tempestivamente i responsabili di servizi di igiene, nonché i responsabili delle unità operative delle malattie infettive, tutte le comunicazioni pervenute dal Ministero della Salute concernente gli aggiornamenti relativi alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive, raccordandosi con gli stessi per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Infine si specifica che il laboratorio regionale di riferimento è l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e che il referente regionale è il dottor Giuseppe Bucciarelli, che è il dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti. Grazie. Grazie Presidente. 3 minuti. Prendo il tempo che mi tocca, me ne ha dato troppi, 5, la replica è di 3 minuti. No, ringrazio per la risposta, verificheremo naturalmente quando ci è stato riferito. Il gruppo del Movimento 5 Stelle è stato sempre molto attento a questa problematica già nella precedente legislatura, che era stato fatto veramente molto poco. Ora quello che chiedo è di verificare anche tutti i vari passaggi, gli adempimenti da parte degli enti locali, perché ci sono tutta una serie di adempimenti da parte degli enti locali. In Abruzzo abbiamo rilevato negli anni, i dati ci dicono che ci sono stati casi, quindi basta un caso solo per allarmare naturalmente la popolazione, perché sappiamo di che cosa stiamo parlando. Se lei ritiene di fornirmi la risposta scritta, la ringrazio, altrimenti è libero di farla naturalmente. Grazie.